Oltre le parole, letteratura, musica e cultura, nel festival che torna a Montesilvano e si svolgerà il 14, 15 e 16 luglio in largo Venezuela. Tra gli autori eterogenei Fausto Biloslavo, che parlerà della guerra in Ucraina, Marcello Veneziani, Zemano con il suo ultimo libro e tanti altri autori inframmezzati da performance musicali. La presentazione oggi in comune a Montesilvano, Marcello Nicodemo, direttore artistico della manifestazione. Sì, questo è il terzo anno nel 2023. Come lei ha detto, noi vogliamo un po' variare le atmosfere in questo festival e anche i temi. Quindi abbiamo ospiti che hanno scritto di varie tematiche, dall'attualità con Fausto Biloslavo, che ci parlerà col suo libro Ucraina nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa, appunto purtroppo dell'ultimo conflitto ancora in corso in Ucraina. Ma avremo anche Marcello Veneziani, che ci parlerà di attualità ma anche di politica e filosofia in uno dei suoi ultimi saggi, insomma, molto interessanti come al solito. E poi avremo la narrativa con delle ottime scrittrici, una in particolare Silvia Daiprà, filosofia con Cristina Dell'Acqua, che ci farà riflettere su cosa può insegnarci ancora Socrate oggi con il suo dubbio metodico, eccetera. E poi avremo anche lo sport con Zeman, che ci illustrerà il suo libro, insomma, sulla sua filosofia del calcio, ma anche su come lui lo vive. Non solo parole, ma anche musica quest'anno? Certo, noi abbiamo sempre voluto intervallare le presentazioni letterarie con della musica di qualità, quindi jazz e swing, con due ottime band che sono la Pino Ruggeri Swing Trio e Turnaround Jazz Trio. Sono musicisti veramente di qualità. Ricordiamo la data. Sì, dal 14 al 16 luglio nella piazza proprio di fronte ai grandi alberghi, che si chiama Largo Venezuela.